Benvenuti a un nuovo appuntamento delle parole chiavi di estetica. Oggi abbiamo il piacere di incontrare Valentina Biasetti. Ciao Valentina, come stai? Tutto bene? Ciao Marco, tutto bene? Sì, tutto a posto. Allora, sei nel tuo studio. Vedo già dietro di te un bellissimo un quadro, una citazione, e stringendo i pugni per quelli come noi che sono oppressi, poi non riesco a Eh sì, leggere bene. che sono oppresse dai simulacri della bellezza, ti sistemassi, dicesti, non importa, noi abbiamo. È il testo di una canzone di Leonard Cohen che ho, diciamo, riadattato perché dice: non importa, noi abbiamo la musica e io ho messo noi abbiamo la pittura. Quindi me lo sono scritta sul muro per ricordarlo, perché era una frase che mi piaceva molto, ecco. In questa rubrica io parlo di parole e cerco di declinare le parole all'arte e farvi raccontare la vostra arte attraverso un po' le parole. Quindi c'è già questo ingresso con Leonard Cohen e con le parole, vuol dire che Andiamo non bene. c'è modo di rappresentare la tua creatività, la concettualità artistica, le parole sono importanti. Partiamo appunto, cosa Sì, sono per sì, sì. te le parole per la tua arte? C'è un qualcosa che può essere un collegamento, un filo rosso della tua arte legata alle parole? Beh, diciamo in un certo senso di sì, perché comunque la mia arte, quello che io faccio in ogni modo, deriva sempre da magari testi che ho letto, quindi sicuramente sia poesia, sia i poeti, sia diciamo scrittori vari. Sono importanti per quello che io faccio, ma anche non soltanto scrittori o poeti, ma anche poeti in un altro senso, come appunto può essere un musicista, quindi Leonard Cohen, tanto per dirne uno, per citarne uno, le parole sono effettivamente sono importanti, sono alla base probabilmente della mia creazione immaginifica, ecco, sono un punto di partenza importante, sicuramente. Tu nei tuoi quadri, quasi per la totalità, rappresenti delle donne. Quindi la donna, che cos'è? Un'altra parola, che co cos'è? Chi sono i personaggi dei tuoi disegni, dei tuoi quadri? Queste donne sospese, un po' svaporate, un po' interrotte. Chi è la donna che vuoi rappresentare? Allora, diciamo che in un primo periodo la donna che rappresentavo rappresentava in un certo senso me, perché comunque io parto sempre da una ricerca fotografica e ho fatto nei lavori di un paio di anni fa, fino ai lavori di un paio di anni fa, era tutto un discorso che partiva appunto dalla mia figura, quindi mi travestivo, mi fotografavo e riportavo quella che era la mia figura poi dopo sulla carta o sulla tela. E riportandolo sulla carta e sulla tela, però ne veniva completamente modificata l'identità, perché quasi sempre di queste donne io tolgo il volto, proprio perché non possa essere identificato con una persona precisa, ma possa impersonificare più persone possibili. Quindi togliendo l'identità del volto, dare la possibilità, in un certo senso, a chi osserva di essere lei stessa o lui stesso, volendo, diciamo la figura che io ho rappresentato. E quindi il punto di partenza di queste donne, sono io fondamentalmente. Poi invece negli ultimi lavori, lo sguardo si è un po' dislocato, quindi da uno sguardo su me stessa ho cercato di guardare altre figure femminili. E la modella degli ultimi lavori è mia figlia, ad esempio, e quindi prendo come spunto lei. In un certo senso
è sempre qualcosa che, tra virgolette, mi appartiene, comunque è parte di me. E allo stesso modo, però, nel momento in cui, ci tengo a dirlo, nel momento in cui questa figura dalla fotografia viene passata sulla tela e o sulla carta, assume completamente un'altra identità, quindi non è più il soggetto iniziale, ecco, fondamentalmente. Questo è quanto. Quindi questo è il tuo processo evolutivo, un po' una sorta di esplorazione. Infatti volevo chiederti un'altra esplorazione e ricerca, come hai detto te. Cioè, un'altra parola che secondo te, secondo me, calza bene con la tua arte è quella appunto dell'esplorazione, della ricerca. Cioè anche sotto il profilo della tecnica, non soltanto della concettualità. Cosa rappresenta per te un'esplorazione in questo mondo artistico? Mi fa molto piacere che usi questa parola perché effettivamente l'esplorazione è quello che mi dà la possibilità, l'esplorazione intesa anche come errore, come sbaglio, è quello che mi dà la possibilità di andare avanti e di lavorare costantemente come cerco quotidianamente di fare. E, esplorazione e tecnica, tecnica mi piace dire, i miei lavori partono prima di tutto da un elemento fondamentale che è la matita, quella è il mio mezzo di comunicazione principale. Attorno alla matita ruotano altre tecniche che non mi piace mai chiamare come tecnica mista, ma piuttosto come tecnica necessaria, proprio perché ogni volta, a seconda di quello che io voglio trasmettere, voglio dire, mi piace utilizzare che sia l'olio, che sia l'acquerello, che sia l'acrilico, mi piace utilizzare degli elementi tecnici differenti proprio perché ogni tecnica ha la sua identità. Quindi, quando utilizzo l'acquerello, voglio esprimere un qualche cosa di immediato, ecco, in un certo senso. Se utilizzo l'olio è un po' per adombrare certe situazioni. E quindi ruotare tutte queste tecniche mi permettono di utilizzare quello che mi è necessario per esprimere un qualche cosa, comunque per esprimere quello che io voglio dire con il determinato lavoro, ecco, fondamentalmente. E la ricerca non finisce mai, nel senso che, come ti dicevo prima, è importante per me l'errore nella ricerca, proprio perché quando finisco un lavoro lo appendo al muro, lo guardo, anche per delle ore, e lì lo smonto in un certo senso e quindi dico ok, questo funziona, questo non funziona e c'è sempre qualche cosa che non funziona e questo qualche cosa che non funziona è quello che mi servirà nel lavoro successivo per andare avanti, ecco, fondamentalmente. Questa è la mia metodologia. E appunto tutto in questo contesto di esplorazione, esplorazione interiore, esplorazione di tecniche e ricerca al tuo interno, secondo me lo studio, il tuo studio, gioca un ruolo fondamentale per la tua arte, ma si vede anche dall'immagine che si percepisce dalla webcam dietro di te, cioè sembra proprio un po' una zona franca, un luogo segreto dove comunque si innesca questo meccanismo magico della creazione dell'arte. Quindi lo studio cosa rappresenta? Il tuo studio cosa rappresenta per te? Allora, pensa che il mio studio è piccolissimo, sono 5 metri per 6, proprio una cosa piccolissima, piccolissima. E ci sono stati chi viene a fare gli studio visit, sono venuti anche dei fotografi a fotografarlo e tutti mi dicono: ma è lo studio più piccolo che io abbia mai visto. In realtà è proprio il mio guscio, ecco, hai detto giustamente tu, è un luogo importante e diventa anche magico proprio perché
È il mio guscio, è il luogo in cui dentro so che sono libera di fare quello che voglio e quindi diventa il luogo fisico della creazione. E sarebbe difficile per me anche immaginarmi in uno studio più grande, ecco, o qualcosa del genere, è proprio tutto alla mia misura. Mi piace pensarlo così. Ci sono anche elementi un po' magici, no? All'interno dello studio, come quello che io chiamo il paradiso delle matite, perché quando io non me la sento mai di buttare una matita, anche quando arrivo in fondo, quindi ho questo barattolo dove metto dentro tutti quanti i resti delle matite e diventa anche questo un elemento magico che fa parte del mio studio, ecco. Però sì, hai detto giustamente tu, è un qualche cosa di importante sicuramente per me. È bella l'immagine che mi hai dato di questo paradiso delle matite, di questo, cioè, mi immagino questo luogo dove i residui delle matite, che comunque sono appunto, come hai detto te, il tuo strumento di comunicazione di base all'inizio. Cioè, quindi la matita Esatto. per te è un fondamento della tua arte. E mi piace pensare questo deposito temporaneo di matite, che magari mi sono servite per realizzare chissà che cosa. Non ho il Dovrei. coraggio alla fine perché sono compagni di viaggio, no? Queste matite, quindi non ho il coraggio di buttarle assolutamente, anche se arrivo proprio in fondo, restano comunque parte del percorso, quindi sì. Ti chiedo di farmi poi una foto, me la mandi così la mettiamo nell'articolo. Ah, va bene, Mi volentieri. piace pensare a questa cosa. Ascoltami, un'altra parola chiave che la collego più che altro con la mostra che stai facendo a Brescia, che si chiama Flaneurs e Naviganti. È un po' il che lega un po' tutte queste, questa collettiva, che è il tempo. In parte mi hai già risposto, ma per te cos'è il tempo? Cioè, mi hai risposto che nel tuo studio il tempo è un po' congelato, perché comunque diventa il tuo tempo artistico. Però il tempo in generale cosa rappresenta per te? Allora, il tempo è sicuramente un elemento importante anche nei miei lavori, soprattutto perché in un certo senso lavorando con diciamo, la ricerca del vuoto, il tempo diventa un tempo quasi sempre sospeso. In questa mostra che hai citato di Brescia, ho utilizzato, diciamo, come elemento temporale è un elemento che ho inserito da poco nei lavori, l'elemento dell'acqua. E quindi, diciamo, il tempo, paragonato all'acqua proprio in questa dimensione, come un qualche cosa che passa e ti coinvolge e allo stesso tempo ti estranea da quella che è la realtà, ecco, quindi per me il tempo è un qualche cosa di sospeso, di circolare anche, ecco, l'idea del tempo circolare, non un qualche cosa che passa in una linea retta, ma un tempo circolare nel senso che ritorna, no? Come l'idea dell'acqua che comunque è sempre un eterno ritornare. E in questi lavori appunto ho inserito questo tema, questo elemento e mi ha aiutato, diciamo, a scoprire anche nuove dimensioni fondamentalmente. Ascoltami, nel tuo profilo Instagram, nella descrizione, ti definisci camminatrice indipendente. Che cosa? Dove stai andando? Verso dove stai andando?
domanda da 10 milioni di dollari. Non, dove sto andando non lo so. So che sto camminando. Mi piace chiamarmi camminatrice indipendente per... stringendo i pugni come Leonard Cohen. Esatto. Come camminatrice indipendente, perché artista è impegnativo. Camminatrice indipendente invece significa che sì, sto facendo un percorso, stringendo i pugni e poi si vedrà. Insomma, l'importante è andare, l'importante è quello, cercare la propria strada e andare fondamentalmente. Sei una camminatrice anche reale oppure... Sì, proprio vivendo, diciamo, in campagna ho la possibilità di, ed è importantissimo per me questo momento di andare e camminare, prendere e camminare. Mi serve proprio perché stanno tutto il giorno a disegnare, ho proprio bisogno di cambiare lo sguardo. E quello che vedo, gli elementi naturali, sono fondamentali per me. Oggi c'era questa nebbia meravigliosa, no? E quindi la ricerca del vuoto associata all'idea della nebbia per me è fondamentale. Quindi anche mentre cammino sto lavorando in un certo senso. Ecco. L'ultima parola chiave che volevo inserire dentro nei tuoi lavori, che non è frequente, però c'è il colore. Cioè, che rapporto hai col colore? Perché, vabbè, fondamentalmente la maggior parte dei tuoi lavori sono in bianco e nero, però c'è comunque anche del colore. Che cosa rappresenta? Come vuole inserirsi all'interno dei tuoi lavori? Allora, il colore è sempre stato un elemento molto conflittuale per me, soprattutto tempo fa, nei lavori di qualche anno fa, c'era proprio un'idea di conflitto, il colore andava in un qualche modo anche a essere violento sulla tela. E, mentre negli ultimi lavori sto cercando di avere un rapporto diverso, quindi il colore diventa molto più tenue, molto più delicato e cerca di inserirsi in un qualche modo con un dialogo differente con quella che è la struttura della matita. E quindi il colore in un qualche modo è un'idea di altrove, un'idea di un qualche cosa che arriva da un altro mondo, ecco, soprattutto in questi ultimi lavori. E mi piace pensarlo proprio come un altrove, come un mondo fantastico che possa coinvolgerci e, diciamo, un po' stravolgere la quotidianità del bianco e nero. Quindi hai fatto pace col colore e adesso lo stai esplorando, quindi nel senso. Sì. Dopo un'eterna lotta, un po' di pace, diciamo Mi così. fate un po' di pace. Ok, va bene Valentina, io ti ringrazio per questa chiacchierata, per averci raccontato quello che attraverso le parole, quello che è la tua arte, di averti fatto entrare nel tuo guscio e di averci aperto le porte per qualche minuto, per qualche istante, per un po' di tempo, come parlavamo Dai, prima. grazie, grazie a te per le domande, è stato molto piacevole e divertente, insomma, grazie mille. Va bene. Grazie.